Buongiorno. Buongiorno a tutti, benvenuti all'undicesima settimana su We Like Volvera. Siamo, diciamo, arrivati forse alla conclusione di questo mini ripasso d'inglese che mi ha fatto molto piacere poter condividere con voi. Mi rendo conto che si tratta soltanto di un volo molto, molto veloce, molto così, non superficiale, ma comunque, insomma, si, per grandi capi si accennano a quelle che sono le regole fondamentali, così per avere un'idea di quello che è sono i passaggi fondamentali per ricordarsi un po' di costruzioni, sia per i verbi sia per quanto riguarda le regole grammaticali. Si tratta comunque di una piacevole, almeno per me, di una piacevole occasione per così rinfrescare un po' la memoria, per vedere quali sono le cose che bisognerebbe così padroneggiare e applicare poi in quella che è la vita di tutti i giorni, la everyday life, perché la everyday life è praticamente una così un modo per padroneggiare un po' quelle che sono le situazioni che si possono presentare e cercare di risolverle senza troppe difficoltà. L'obiettivo è poi solo quello di, per esempio, riuscire a chiedere qualche informazione, orientarsi magari quando siamo all'estero, cioè cercare comunque di approfittare di quelli che sono gli strumenti che ci possiamo portare dietro. Bene, ricordo solo che sono Silvano Operti dell'Uni3 di Volvera e spero che nei prossimi mesi ci sia la possibilità di riprendere quella relazione, quel rapporto sia con i soci, sia con chi magari si volesse accostare alla nostra associazione, che in realtà non si è mai interrotto, però ovviamente in tempi di coronavirus purtroppo bisogna un po' così allentare. Bene, abbiamo alcune cose da ricordare relativamente alla settimana scorsa e abbiamo parlato delle forme verbali del passato. La costruzione per quanto riguarda le forme verbali del passato si realizza utilizzando quello che è un verbo che serve per appunto ottenere il passato nelle forme verbali, cioè il verbo to do, che per questo aiuta, è un verbo ausiliare. Ecco, naturalmente l'incarico di trasferire l'azione al passato viene svolta solo dal verbo to do, che vuol dire fare normalmente, e mentre il verbo la cui azione si svolge al passato rimane invariato, ovviamente senza il tu. Ci possiamo spiegare meglio con un esempio. Quando magari qualcuno chiede, ecco, magari che so, la classica frase che magari ci rivolgono le mamme ai figli: hai mangiato? Allora, ripetiamo soltanto questo schema perché è utile. Hai mangiato, quindi un'azione che si svolge al passato. In questo caso ci sarà il verbo to do che interviene incaricandosi di trasferire al passato l'azione. E quindi do al presente, did al passato. E quindi abbiamo did, poi chi è che dovrebbe aver mangiato? You. Se io ti faccio una domanda, devo chiedere: tu hai mangiato? Ecco, ricordiamo soltanto che in inglese il soggetto deve essere sempre espresso. Quindi noi possiamo dire, la mamma per esempio ci chiede, magari con una punta di ansietà, hai mangiato?
noi dovremmo però tradurre in inglese: ma tu hai mangiato? Quindi did you, pronome personale, seconda persona singolare, did you, e in questo caso il verbo mangiare è eat. Did you eat? Azione che si svolge al passato, interrogativa. Interrogativa, infatti abbiamo la question mark. Oppure, non so, hai dormito? Hai dormito abbastanza? Did you sleep? Sleep. La domanda anche qui è: hai dormito? Dormisti in realtà, quindi azione interamente svolta al passato. Quando magari sembriamo un po' assonnati al mattino, abbiamo i cosiddetti sleepy eyes, occhi addormentati, e quindi la domanda, come si diceva una volta, sorge spontanea. Did you sleep? Bene, però complicando un po' le cose, abbiamo visto che la forma interrogativa può essere espressa anche in maniera negativa, e quindi rimaniamo nell'esempio di prima. Hai mangiato? Did you eat? Non hai mangiato. Anche qui è molto semplice. Did you not eat? Ovviamente la costruzione della frase nella forma interrogativa con il question mark è sempre did, l'ausiliare al passato, pronome personale, sempre espresso, you, perché you è il soggetto che dovrebbe aver compiuto o no l'azione di mangiare, e il verbo che è retto dall'ausiliare, quindi eat. Però se noi dobbiamo esprimere queste interrogazioni in forma negativa, dobbiamo ricordarci di aggiungere not. E quindi did you not sleep? Oppure eat, quello che volete. Comunque la costruzione è sempre questa, ricordandoci che did è il passato dell'ausiliare to do, che è un verbo, potremmo dire, un verbo prezzemolo che ricorre un po' dappertutto, però è utile per formare appunto queste per formare le forme verbali del passato. Allora, passiamo adesso a qualcosa di nuovo, anzi dovremmo correre un po' veloce, we have to run fast, perché abbiamo molte cose da vedere, da trattare. Qui abbiamo il verbo essere, non abbiamo ancora visto il verbo essere al passato. Quindi noi sappiamo che il verbo essere è to be, to be. Chi non si ricorda quel famoso tormentone che è legato ad un'opera del grande William Shakespeare, Amleto, quando si chiede in maniera piuttosto così ansiosa e ansiogena se vale la pena esistere, non esistere, morire, dormire, eccetera. Quindi to be or not to be, essere o non essere. Ecco, naturalmente se noi dobbiamo formare il passato non sarà to be senza il to, ovviamente cambierà qualcosa, però nessun problema, molto semplicemente ricordiamoci solo di una cosa: quando io devo tradurre non so, ecco, per esempio, qui ho raccolto alcuni esempi, la casa era gialla. Una frase un po' banale, molto banale, però serve al nostro scopo. La casa era gialla. Perché? Perché mi fa pensare che adesso, stufo di vederla gialla, l'abbia ridipinta di rosso il proprietario. Quindi, ovviamente, noi sappiamo che l'articolo determinativo the ci vuole perché noi parliamo di una casa in particolare. Quindi the
house, la casa. Ah, scusate se ripeto, però è utile perché fissa nella memoria alcuni concetti. Vi ricorderete, mi pare proprio di averlo detto all'inizio, lo richiamiamo ancora, che in inglese il concetto di casa si esprime in due modi differenti. House, ricordiamoci l'H aspirata, è la casa come noi la intendiamo quando pensiamo a qualcosa di concreto, di solido, o per meglio dire, l'edificio, the building, qualcosa di materiale. Se noi invece pensiamo alla casa come qualcosa che è qui nel cuore, oppure casa è dove tu ti trovi bene, dove hai la sede dei tuoi affetti, dove magari ti, che so, anche il vagabondo che dorme sotto i ponti, quella è casa sua. In questo caso, casa intesa in questo senso non sarà house, ma sarà home. Infatti, vi ricordate quel tormentone che magari forse magari sarà solo più nelle case delle vecchie signore inglesi, delle British ladies, che magari avevano il quadretto all'uncinetto con scritto home sweet home, casa dolce casa. In questo caso è home, perché è qualcosa che hai qui. Quindi the house era, perché magari adesso non è più. In questo caso mettiamo yellow. The house was yellow. The house was yellow. Was si usa in questo caso terza persona singolare, ricordiamoci che was, ma si usa anche, e poi basta, anche alla prima persona singolare. Non so, parliamo di una, non so, quando ero giovane, in questo caso, io ero young. Quando ero giovane, che so, my life was better, che ne so, cioè la mia vita era migliore di, no, in realtà no, però when I was, quindi si utilizza was, in questo caso young, poi per esprimere questo concetto si utilizza was per il passato del verbo to be, del verbo essere, solo in questi due casi, prima persona singolare e terza persona plurale. Allora, in questo caso la domanda sorge di nuovo spontanea: cosa si utilizza in tutti gli altri casi? Semplicissimo, si utilizza where. Where. Facciamo un esempio. Ecco, siamo andati a ballare, abbiamo ballato tutta la notte e alla fine il risultato è stato che eravamo stanchi. We, prima persona plurale del pronome soggetto, pronome personale soggetto, we were tired. Noi were tired. We danced all night long and so we were tired. Ecco, quindi ricordiamoci solo questa semplice regoletta e non possiamo sbagliare. Il passato del verbo to be utilizza la forma was, prima e terza persona singolare. Per tutto il resto, I was,
you were, he was, we were, you were, they, essi, were. Stop. Tutto qua. Abbiamo a questo punto però non ancora fatto i conti con la forma negativa. Quindi io, quando voglio esprimere un qualcosa di negativo, un'azione negativa, ma al passato, di cosa avrò bisogno? Esatto, avrò bisogno della particella not. Quindi facciamo un esempio, ecco, prendiamo degli esempi banali che abbiamo raccolto. La penna, the pen, was, terza persona singolare, was not blue, magari era white, bianca. Scusate, avevo scritto la al posto di the. The, articolo determinativo, la penna, quella penna lì, proprio quella e non un'altra, perché altrimenti avrei detto, ma non è vero, pens a blu, tutte le penne, ma non è vero, sono blu, può essere confutata questa mia affermazione. Comunque, non usciamo dal seminato, dobbiamo solo ricordarci la costruzione della del passato del verbo to be nella forma negativa. Quindi the pen was not blue. Ok, naturalmente facciamo un'altra verifica. The pens, mi sposto al plurale, were, in questo caso, perché terza persona plurale, the pens were not blue. Bene, direi che non dovrebbero esserci grossi problemi. Naturalmente, per complicarci un po' la vita, dobbiamo anche studiare, o meglio, qui non stiamo studiando, stiamo solo richiamando alla mente qualche nozione, e quindi dobbiamo soltanto costruire la forma interrogativa. Niente di più semplice. Ecco, per esempio, facciamo delle situazioni, vedo magari i miei vicini di casa che tornano, a casa, e dato che si era parlato che dovevano andare da qualche parte, interessante, posso chiedere: siete stati al lago? Mi potrebbero dire, beh, quelli sono fatti nostri, comunque siamo in buoni rapporti e quindi io glielo chiedo. Siete stati, azione al passato, in questo caso, qual è la caratteristica, e ce la ricordiamo se pensiamo a quello che abbiamo detto qualche chiacchierata fa, diciamo nei nostri weekly meetings. La forma interrogativa si costruisce sempre andando a mettere in prima posizione non più il soggetto, che deve essere sempre nelle forme affermative al primo posto, per far capire che io sto formulando una domanda, devo, in questo caso, utilizzare il verbo. In questo caso sarà l'ausiliare to be. Cioè no, non l'ausiliare to be. Il verbo in questo caso è to be.
stiamo parlando del passato del verbo to be. Quindi, siete stati, abbiamo detto che io devo usare were, seconda persona singolare, meglio, io a questo punto sto chiedendo ai miei vicini, quindi seconda persona plurale, ma non cambia se io avessi chiesto anche a un mio amico uno solo, seconda persona singolare o plurale, sarebbe stata la stessa cosa. Where? Ma a questo punto il soggetto ci deve essere. In italiano io posso dire siete stati al lago? Il soggetto io lo sottintendo, in inglese no. Where you? Dove? Possiamo tradurre un po' banalmente at the lake. Punto di domanda. Were you at the lake? Ma eravate al lago? Were you at the lake? Quindi ricordiamoci, nelle frasi interrogative il soggetto non è mai all'inizio, c'è sempre il verbo. Quindi were you at the lake? Direi che è abbastanza chiaro. Se dobbiamo invece, proprio per non farci mancare nulla, formulare la frase in forma interrogativa negativa, utilizziamo per chiarezza sempre lo stesso esempio. Ma non siete stati al lago? Non. Nessun problema. Sempre il verbo in prima posizione. Soggetto. Not. Perché deve essere chiaro che io faccio una domanda negativa. At the lake, quello che sarà, at the seaside, eccetera. At the lake. Quindi, ricapitoliamo. L'unica differenza, se io faccio una domanda, un'interrogazione negativa, devo costruire la frase in questo modo. Where? Perché io formula una domanda nella quale faccio riferimento a qualcosa che è avvenuto nel passato. Where? Soggetto you not. Ci deve essere perché altrimenti io farei solo un'interrogazione pura e semplice. Were you not at the lake? Ma non capisco, non eravate al lago? Bene. Quindi la costruzione di queste frasi è sempre in questo modo. Oltre al verbo essere, naturalmente, noi abbiamo anche il verbo avere. Il verbo avere, in inglese, è to have. To have. L'abbiamo già visto in precedenza. Allora, però, dobbiamo fare anche qui, seguendo proprio questi vari passaggi, questi steps, dobbiamo seguire l'evoluzione normale che parte dalla frase affermativa. Quindi, per esempio, ecco, parliamo, un esempio può essere noi avevamo un gatto. Fa pensare che adesso non ce l'abbiamo più. Azione rivolta al passato. Noi, we, had, non have, presente, had, al passato, passato del verbo to have. In questo caso avevamo per esempio un gatto. We had a cat. We had a cat. Noi avevamo un gatto e adesso non ce l'abbiamo più. Quindi ricordiamoci solo che il passato del verbo to have è had, had. Noi stiamo formulando, costruendo una frase affermativa e quindi in prima posizione vediamo che dobbiamo avere per forza il soggetto. Noi, ripeto, possiamo anche dire
avevamo un gatto. In inglese dobbiamo per forza non omettere il soggetto. E quindi we had a cat. A questo punto utilizziamo sempre questo esempio per maggiore chiarezza. Noi non avevamo un gatto. Niente di più semplice. Sempre il soggetto. We had not a cat. Frase affermativa negativa, not deve esserci per forza, quindi però la costruzione rigida, metallica è sempre questa: soggetto, pronome personale soggetto, cioè colui che mette in essere l'azione, we, noi, had, passato, not a cat. Direi che possiamo proseguire. Naturalmente, cosa ci rimane? Esatto, la forma interrogativa, la frase con la question mark, con il segno di domanda. Allora, non allontaniamoci da cani e gatti. Cani. Io ho un vuoto di memoria e non mi ricordo se in passato avevamo avuto, scusate, the cap of my pen, se in passato, chiedo magari a mia moglie, ma abbiamo mai avuto un gatto? Allora, a questo punto la frase diventa forma interrogativa e quindi io so che in prima posizione non ci deve mai essere il soggetto. E quindi a questo punto, ma noi avevamo un gatto? Had, passato. Chi è il soggetto? We. Question mark. Had we a cat? La costruzione è esattamente questa, così come per il verbo to be. Ecco, una cosa che ci alleggerisce un po' questa fatica, ma in realtà dai, non è poi una fatica, di ricordarci e di mettere nel nostro zainetto questi step, queste pillole di inglese, è il fatto che quando parliamo del verbo to have, non dobbiamo al passato ricordarci altre forme. Had per il passato va bene in tutte le situazioni, quindi alla prima, alla seconda, alla terza persona singolare, la prima, la seconda, terza persona plurale. Non è come per il verbo to be. Quindi had si usa sempre al passato. Naturalmente le cose non si complicano particolarmente quando noi esprimiamo la frase che, facciamo per semplicità, farà riferimento sempre a questa mia smemoratezza e magari chiedo di nuovo a mia moglie, ma non avevamo un gatto, che magari non me lo ricordo. E allora la domanda semplicemente diventa: had, esatto, soggetto, ve lo ricordate, had we, ma io dico un qualcosa di negativo. Had we not a cat? Had we not a cat?
Quindi, interrogativa negativa al passato. Bene, allora a questo punto proseguiamo, che purtroppo le cose da vedere sono abbastanza numerose, ma speriamo di riuscire a, a vederle magari velocemente, però appunto per un, in un mini ripasso ci può stare. Dobbiamo vedere ora i pronomi possessivi. I pronomi possessivi. Il pronome noi sappiamo che è quel qualcosa che sostituisce il nome. Il pronome si utilizza al posto del nome, quando io non voglio fare troppe ripetizioni. In questo caso non sono aggettivi possessivi. My, your, his, her, vi ricordate? In questo caso però io parlo di pronomi. Come sempre facciamo un esempio così ci possiamo capire meglio. Sempre parlando di cani e gatti, un esempio che avevamo annotato è: quel cane è il mio, quindi sottinteso guai a chi lo tocca. Quel cane è il mio. D'accordo? Quel cane è il mio. Andiamo a tradurlo. Quel cane, that dog, e non un altro, io indico esattamente quel cane, e that noi sappiamo che indica qualcosa che non è fisicamente vicino a me, ma si trova o molto lontano o una distanza, una certa distanza. Quindi sarà that. Se invece io avessi detto questo cane, giusto, vi ricordate che sarebbe stato invece this. Questo, this pen. This pen non è that pen, se io parlo di una penna che is in my hand. This pen non è come, vabbè adesso non lo vedete, ma that book on that shelf, quel libro che si trova su, uno, su quello scaffale. That esprime qualcosa, ricordiamocelo, qualcosa che non è vicino a chi parla, ma è lontano. This pen, that dog. That dog is, ecco, però in questo caso stavamo, non usciamo dal seminato, stavamo parlando di pronomi possessivi. Quel cane è il mio. Mine, mine, non my, mine, perché altrimenti avrei detto my dog, aggettivo possessivo. No, in questo caso parliamo di pronomi, quindi that dog, hey you, listen to me, hey tu, ascoltami bene, that dog is mine, mine, e quindi pronome possessivo. Se invece dobbiamo dire, ecco, facciamo, usiamo per praticità sempre lo stesso esempio. That dog, quindi quel cane, is, quel cane è tuo, sarà yours. That dog is yours. Mine, yours. Siamo arrivati alla terza persona singolare. La terza persona singolare, o meglio, una delle tre persone singolari. Perché? Perché, come vi ricordate, in inglese si distingue tra maschile, femminile e, diciamo, neutro, o meglio, riferito a qualcosa di inanimato. Parliamo, parliamo di, ecco, no, beh, qui il cane, dire che il cane
Sì, il cane è suo, ok, d'accordo, ma parlando poi di qualcosa di inanimato, vabbè, comunque, quel cane, scegliamo magari un altro esempio poi, that dog is, ecco, sì, ecco, no, facciamo riferimento all'italiano, that dog, quel cane è il suo. Se io dico quel cane è il suo in italiano, non indico qualcosa di definito, ben preciso. Se io dico a voi quel cane è il suo, poi non capite se sto parlando di un uomo o di una donna, a meno che non indichi, ehi, guardate, look at me, that dog is his, e indico magari il mio amico. In inglese invece c'è un salto di qualità, nel senso che se io dico quel cane è il suo e scrivo that dog is, no, pardon, scusate, that dog is his, cioè H aspirata, ricordiamoci, vuol dire semplicemente questo, che quel cane è suo di una persona di sesso maschile. È una, diciamo, un'agevolazione abbastanza importante. Ovviamente, se io scriverò quel cane è il suo, ma faccio riferimento a una ragazza, per esempio, non dirò più that dog is hers, cioè non dirò più his, ma dirò hers. E in questo caso il mio interlocutore capirà che mi sto riferendo ad un cane che è di proprietà di una persona di sesso femminile. È una bella, diciamo, facilitazione questa. Se io dico quel cane è il suo, ripeto, quel cane è suo in italiano, se non mi aiuto indicando di chi si tratta, non riesco, oppure non ho già parlato in precedenza che so di Lucy, quindi quel cane è il suo. Faccio capire che si tratta di una donna, si tratta di Lucy, ma se devo tradurlo in inglese, no, io devo specificare his o hers. Siamo arrivati però al punto in cui devo parlare del pronome possessivo, ma riferito a qualcosa di inanimato. Ecco, semplicissimo, mi è venuto in mente. Questo è, this is a cup. And this is a pen. This cap is its. Questo cappuccio è il suo. This cap is the cap of this pen. In questo caso, questo cappuccio l'ho trovato per terra, come mi è successo prima che mi è scivolato sotto il tavolo. L'ho trovato per terra, ma è il cappuccio di quale penna? It's. This cap is its. Questo cappuccio è il suo. Ovviamente mi riferirò a qualcosa di inanimato, perché ovviamente la penna è un oggetto inanimato. Facciamo solo una piccola, così, digressione, non mi ricordo se ne avevo parlato, ma normalmente noi siamo abituati a parlare di genere maschile, genere femminile e inanimato, ma includendo nella categoria delle cose inanimate anche gli animali. No, cioè possiamo dire anche, facciamo un esempio un po' stupido, comunque, parlando delle zampe di un gatto. These legs are its. Queste zampe sono le sue. Parliamo delle zampe di un gatto. Per carità, va bene, grammaticalmente non ci sono problemi. Abbiamo sempre saputo che, ci hanno sempre detto che it is black. È riferito, va bene, ad un gatto nero. That cat is black. Utilizzo il pronome it is black. È nero, ma uso it.
un inglese, la sensibilità degli inglesi fa sì che scatti un, così, un qualcosa, un warning, un avvertimento, qualcosa che, intendiamoci, non è un errore da matita rossa o matita blu, però testimonia della sensibilità che, non tutti per carità, gli inglesi hanno nei confronti degli animali. Quindi normalmente ci si riferisce al gatto o alla gatta utilizzando come pronome personale soggetto he o she, lei o lui. E in questo caso io, se sento dire dal mio interlocutore, parlando di un gatto, che he is black, ottengo due informazioni. La prima è che il gatto è nero, la seconda è che è appunto un gatto e non è una gatta, perché altrimenti avrebbe detto she is black. Ecco, però intendiamoci, non è un errore, qui stiamo, diciamo, volando abbastanza basso, però secondo me vale la pena crearci quella, così, quella sensibilità che ci permette di, come dire, di essere sulla stessa linea d'onda di un inglese, e quindi capire, questa è una bella cosa, che il rispetto per gli animali, che mi raccomando non deve essere limitato alla forma ma anche alla sostanza, però è già un buon punto di partenza. Quindi it è la penna, he o she è il o la gatta. Bene, abbiamo a questo punto ancora da affrontare i pronomi personali plurali, in questo caso, scusate, i pronomi possessivi plurali. In questo caso abbiamo il nostro, nostri, nostra, eccetera, è invariato. E quindi parlando, per esempio, ecco, facciamo un esempio sempre del cane. Quel cane, magari parliamo con degli amici che sono venuti a trovarci a cena, e io dico, hey, that dog, quel cane, è nostro, è della nostra famiglia, è il nostro. Quindi, that dog is ours. Ecco, ricordiamoci com'è costruito. Ours, nostro. O-U-R-S. Ours. Ours. Se invece io dico, ehi, riprendetelo quel cane che sta abbaiando, perché il cane, quel cane è vostro. That dog is yours. That dog is yours. Ecco, una cosa da ricordare è che, cioè meglio da ricordare, è una semplificazione. Abbiamo scritto già prima, that dog is yours. Io mi riferivo a un unico interlocutore, quindi guardo te in faccia, parlo solo con te e dico that dog is yours, quel cane è il tuo, portatelo via. Se però io parlo ad una famiglia, parlo a tre o quattro persone, dirò la stessa cosa, that dog is yours. Ecco, allora a questo punto, ennesima domanda che sorge spontaneamente, ma come posso farmi capire se io guardo te e dico yours e magari io spero che ci sia di là dall'altra parte del web, diciamo, della pagina di We Like Volvera, più di una persona che mi guarda e ovviamente devo dire that dog is yours, con un cenno della mano, per esempio. Io parlo davanti a una platea di persone, magari non adesso, ma quando sarà possibile poi fare qualcosa a debita distanza, parlo a più persone, hey, that dog is yours, e guardo voi, non guardo te soltanto. Bene,
Proseguiamo sempre con questa, con questo esempio dei cani, che tra l'altro mi piacciono molto. I like dogs. And so I have a dog, an old one. A me piacciono molto i cani, ho un cane, purtroppo è un po' vecchietto, e quindi non it's, he is old. Allora, that dog is, terza persona plurale del pronome possessivo. Osserviamo bene la situazione, io non sto parlando direttamente con il proprietario dei cani, sto dicendo a te che mi stai ascoltando, that dog is theirs, cioè è loro, è loro. Ecco, per esempio, that dog is yours, io sto parlando con quei 4 o 5 che io ritengo siano i proprietari del cane. That dog is yours. Adesso, come conclusione di questa cosa, io dico a te che mi stai ascoltando che quel cane, quello là, è loro. Io dico a te, that dog is theirs. Parlo con te e dico che il cane è loro. Non cambia nulla dall'italiano all'inglese, la logica è sempre quella, però serve specificarlo. Quindi, theirs, pronome possessivo, riferito alla terza persona plurale. Esempio solito del cane, scriviamolo magari meglio. That dog is theirs. Quel libro là, lontano da me, cioè scusate, quel cane là, lontano da me, è loro, di quelle persone, più di una. That dog is theirs. Bene, sembra un po' un percorso irto di ostacoli, però direi che non è così complicato come sembra. Bene, mi ero ripromesso proprio in questo, in questa conversazione, questo meeting, weekly meeting che noi abbiamo, e con piacere da parte mia tutte le settimane su We Like Volvera, di arrivare fino più o meno a questo punto. Abbiamo ancora un po' di materiale da vedere per la prossima settimana, per la 12ª settimana, che dovrebbe essere concludere, diciamo, l'esperienza di We Like Volvera. Vedremo. Viviamo un po' giorno per giorno in base alle notizie che ci raggiungono. Comunque mi ha fatto, ripeto, molto piacere fare questa chiacchierata con voi, anche se purtroppo one way, a senso unico, spero che non vi siate annoiati troppo. Vi saluto dandovi appuntamento alla prossima settimana e vi auguro una buona serata. Grazie da Silvano Berti dell'Uni3 di Volvera. See you next week.